Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato. Un cordiale saluto amici sportivi all'ascolto per l'anticipo della prima giornata di questo nuovo esasperante campionato di Serie A. Due sì. I campi collegati quest'oggi. San Siro, dove l'Inter ospita il Como, e Lecce, dove va in scena l'attesissimo derby della filosofia fra Lecce Omo e Manchester Plotino. Ma andiamo subito a San Siro da Massimo Voltaggio. Grazie studio! Spalti gremiti e coreografie mozzafiato per il debutto casalingo della nuova Inter di Mister Strapazzotti. Ceduto l'africanese Guguru agli arabi della Laziz Spendaccion, la dirigenza nerazzurra punta infatti tutto sul grande colpo dell'estate, il fenomeno brasiliano Eduardo Carlos da Rimba Araujo Santos, detto Rimbambigno. Ora è proprio l'Inter che avanza con Stronzovic. Da Stronzovic, bella schiappettata all'argentino Ciao Cacca. Ciao Cacca, ciao Cacca, ciao Cacca. Tunnel ai danni di Bocchinante e stupendo colpo di tacco per la corrente Polpacci. Polpacci scorreggia fra tre avversari, li finisce a pugni in faccia e poi la alza per Rimbambigno. Rimbambigno la stoppa di faccia, resta in piedi per miracolo e poi comincia a dimenarsi come un povero sprovveduto. Dribbling contro dribbling, contro dribbling, nessuno lo marca, ma ciò non sembra importargli. Ancora Rimbambigno fermo sul posto senza avversari attorno. Tempesta di inutili zompettate a disorientare nessuno. Rimbambigno si gira, si volta, danza sul pallone, danza sotto il pallone, finge che minchia ne so e poi ritorna a zompettare come un cazzo di sciamano epilettico veneziano. Fai qualcosa, muoviti, scarica. Muoviti, coglione! Ecco, vediamo che il centravanti Spacconi è tutto solo in mezzo all'area. Dai. Rimbambigno lo vede, ma fa di no con la testa. Come perché, no? Porco, non lo so perché. Anche l'arbitro si è rotto i coglioni e fischia la fine del primo tempo. No. Puttana la puttana di quella fottutissima calore. Ma chi è sto coglione? Mai una gioia! A San Siro, dunque, al termine del primo tempo, il risultato è invariato. Inter 0, Terroni Svizzeri 0. Linea a Gianni Vago! Massimo, ti prego, modera il linguaggio e cerca di evitare le smocolate verso Nostro Signore, altrimenti i tuoi collegamenti sembrano le dirette di quella porcheria di programma alle 14 su Radio 105. Grazie voce, anche qui dove sono io c'è il calcio. Beh, ora vediamo che il calcio si è spostato nell'altra direzione. Cosa? Incredibile. Cosa? Davvero incredibile. Amici con la radiolina, peccato che non possiate vedere il calcio che sta accadendo ora. E spiegalo. E adesso che succede? Cosa? Non sarà mica quello che penso. Cosa? E già, è proprio uno di quegli eventi di cui si farà un gran parlare nel dopopartita. Vediamo un po' come si evolve la situazione. E la Peppa! Inaspettato. Cosa? Davvero inaspettato. Cosa? Fantastico. Cosa? E terribile allo stesso tempo. Non è proprio vero. Il calcio è sempre ricco di sorprese, come quella appena accaduta. Quale? Per il momento abbiamo fatto scorpacciata di vi lascio immaginare cosa. Linea alla voce che mi sta insultando nelle cuffie. Gianni, porca di quella troia, vienimi incontro. Sto facendo un lungo, faticoso percorso di psicoterapia per rimettere assieme i cocci della mia vita di merda. Ti prego in ginocchio, sii professionale e fai il tuo cazzo di lavoro come si deve. Usa nomi propri e verbi concreti, tipo passa, tira, segna, sborra, quel cazzo che vuoi, ma che si capisca cosa cazzo sta accadendo. Scusa studio! Scusa studio, intervengo da San Siro. Rigore per il Como. Rigore per il Como. Situazione di calcio da fermo. Rimbambigno inciampa nei propri piedi e nel cadere a terra azzanna i coglioni del danese Chiavassen per il più classico dei rigori. Porco... Vediamo che sul dischetto va il georgiano Svirgolazze. Tiro, miracolo di Ragnateli. Ancora Svirgolazze. Palo, palla sui piedi di Rimbambigno. Tiro, gol, gol, autorete di Rimbambigno. Autorete di Rimbambigno. Esulta, esulta pure il coglione. Che cazzo ti festeggi, ritardato di merda. Porco, porco, porco. Ma non è possibile.
Rimpiango quel di merda di Guguru. Vi prego, riportatemi Guguru. Almeno lui lo pagavate a gatti randagi, presi in Ohio, come ci ha raccontato Donald Trump. Rivoglio Guguru! Riportatelo all'Inter, altrimenti mi lancio dagli spalti di testa. Porco, porco, porco! Ma magari ti buttassi, isterico infame. Bene, se il buongiorno si vede dal mattino, siamo proprio a cavallo. Io ora, se volete scusarmi, dovrei proprio correre a donare la mia verginità anale a qualche cane randagio. No. Alla prossima settimana, se tutto va male. Su Canale 5 torna il grande calcio. Ah, e con una grande notizia. L'Inter, a stagione già iniziata, ha riportato in squadra il giocatore congoloide, Guguru. Questo e molto altro nel nuovo campionato di calcio 2025. Godo, godo, godo! Grazie Guguru! Per festeggiare il tuo ritorno, stasera vado in Ohio a prenderti qualche gatto da grigliare alla prima partita! No. Bentornato congoloide! No. Ma che cos'è?